promozione. Sono salita di grado. Finalmente posso occuparmi dei miei clienti, delle persone di cui sono l'angelo custode, anche qua in paradiso, senza per forza dover scendere giù sulla terra. Dovrebbe anche arrivare il primo cliente ufficiale e voglio assolutamente festeggiare insieme a lui offrendogli un bel bicchiere di spumante. Ciao! Tu sei? Gioia vederti, ciao. Sì, non preoccuparti, adesso ti spiego tutto quanto. Tranquillo. Prima però voglio metterti a tuo agio, anche perché oggi sto festeggiando un avvenimento molto, molto, molto importante. Ma certo che ti ricordi di me, ci siamo visti sulla terra. Abbiamo fatto qualche incontro in passato. Sì, adesso sei venuto tu qua da me. Allora, gradisci un bicchiere di spumante? Dolce, sì. Perfetto. Te lo verso. Si può bastare? Ho esagerato. Ecco qua. Prendi pure. Assaggialo, assaggialo. Ti piace? Molto bene. Beh, quasi quasi. Ne prendo uno anch'io. Sì, me ne sono versata un po' di meno perché sono proprio felice oggi. Beh, alla nostra. Gustoso, gustoso. Davvero ottimo. Beh, ma ce lo sorseggiamo durante il nostro discorso, ok? Ora voglio assolutamente occuparmi di te. Sì, perché so che hai bisogno del mio aiuto, giusto? Certo, 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 io sono qua per aiutarti. Metto via. Prendo anche il mio registro del paradiso. E praticamente lo sto inaugurando insieme a te. Allora, mi ricordi? Giusto, giusto, giusto. Dimmi un po' per come mai sei venuto qua.
nostro incontro di oggi si sta verificando qui nel paradiso, perché ho ricevuto la promozione. Sono salita di grado e di conseguenza anche tutti voi, i miei clienti, i miei protetti, siete maggiormente privilegiati. Beh, certo, trovarsi qua nel paradiso, qui immerso tra le nuvole. A proposito, trovi che la tua poltroncina fatta di nuvole sia abbastanza confortevole? Immaginavo. Beh, certo, sono di ottima qualità, eh. Anche il mio vestito, vedi, è di nuvole. E dicevo, quindi d'ora in poi anche tu sarai privilegiato e potrai, quando avrai bisogno del mio aiuto, del mio supporto, potrai venire a trovarmi qua nel paradiso. Ma tu avevi quindi paura di essere... Sei ancora vivo, certo. Beh, la prima volta è così, eh. Ti destabilizza. Certo, no, ma sei vivo. Non preoccuparti, va tutto bene. Quando avremo terminato, ti ritroverai di nuovo nel tuo letto. Sul pianeta Terra. Stai tranquillo, ma nel frattempo goditi questo soggiorno. Allora, mi stavi dicendo che stai soffrendo un po' questo periodo. Ti senti solo. Dimmi di più. Ti ascolto, certo. Ok. Va bene. Questo quante volte al giorno ti capita di pensarlo? Quindi abbastanza spesso, eh? Ecco perché sei venuto qua, il pensiero ormai è talmente tanto presente nella tua mente che praticamente ne sei ossessionato, eh? Certo, posso capire. Guarda, tesoro, ricordati una cosa, ma ricordatela perché è davvero importante. E lo sai che il tuo angelo protettore non ti dice mai bugie, ti ho mai mentito tutte le volte che ci siamo incontrati. Ecco, quindi sai che ti puoi fidare di me. Questo te lo dico non perché puoi contare sempre su di me, che questo è scontato, ma perché prima di tutto, prima ancora di me, del tuo angelo custode, tu potrai sempre, 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 sempre contare su di te. Sì, certo, tesoro. Sai perché ti senti così? Perché non hai ancora capito appieno il tuo valore. Non hai capito ancora quanto vali e ti sottovaluti veramente tanto. Come sta andando il dialogo con te stesso? Stai ancora dicendo quelle brutte cose
di cui abbiamo parlato la scorsa volta. Stai cercando di migliorare, comunque per un periodo ce l'hai fatta, ma adesso hai di nuovo perso il controllo e ho capito. Pensi di non essere abbastanza, ti paragoni spesso agli altri e quindi ti senti incapace di affrontare tutte le attività della vita e vedi che gli altri invece sono già arrivati. Hanno raggiunto successo e tu chissà. Ok, ho capito. Ma ricordati una cosa. Ti metto questa piuma. Così stai molto meglio. Ricordati una cosa, tesoro. È inutile ed è anzi piuttosto doloroso concentrarsi solo ed esclusivamente sul passato e sul futuro. Va bene ogni tanto pensarci, magari ripensare ai momenti passati e sorridere. Certo, non c'è niente di male a ricordare quello che abbiamo vissuto nel percorso di vita. Così come può anche essere bello fantasticare un po' sul futuro, sul nostro avvenire. Ma, è importante, è davvero importante vivere principalmente qui e ora, adesso. Questo significa vivere il presente. Per esempio, in questo istante tu sei qua con me. E devi solo pensare a questo, alla conversazione piacevole e piena d'amore che stiamo avendo. Non pensare a cosa sarà tra pochi minuti. Pensa ad ora, vivi il momento. Perché se non sei capace di vivere il momento esatto, di vivere adesso, non potrai mai riuscire a goderti anche quello che tu pensi come futuro. Capisci? Certo, ma adesso io ti voglio aiutare. Voglio davvero darti, in qualità di tua protettrice, voglio davvero darti un grande aiuto. Rimuoverò tutti i brutti pensieri che ti assillano. Così per oggi sarai completamente libero. Ma poi ricordati che il lavoro vero e proprio, nei giorni che seguiranno, dovrai farlo tu. Perché altrimenti ti ritroverai punto e a capo, capisci? E io ci sarò sempre, ci sarò se tu avrai bisogno nuovamente del mio aiuto per rimuoverli. Ci sarò, potrai sempre contare su di me. Però devi anche imparare, per te, a cavartela da solo, capisci? E lo dico solo per il tuo bene. Perché sai che io ti aiuto molto volentieri. Stai tranquillo ora. Ciò che è stato è stato. Ciò che è stato è stato. Ciò che sarà lo vedrai sul momento.
quando quello a cui sta pensando diventerà il tuo presente. Lo affronterai in quell'istante, nel qui ed ora. Adesso stai qua con me. Stai qua con me. Stai qua con me. Sì, vedi come si stanno muovendo le nuvole. Ah, pensavi che solamente sulla terra dovevate fare i conti con il vento, la pioggia. Eh no, anche qua in paradiso. Siamo come voi. Oggi c'è molto vento, sì, infatti vedi come si muovono le nuvole. Già. Anche perché il vento ci aiuta a spazzare via ancora meglio tutto quello che di brutto c'è qua nella tua testa. Prendo queste due piume rosse, così posso spolverare un po' e vedere se è rimasto qualcos'altro. Senti quanto sono delicate, vero? Lo so, le adoro. Sì, noi le usiamo anche per scrivere, certo. Hanno più funzionalità. Ma anche sulla terra avete delle penne simili.
rimasti altri tre brutti pensieri. Uno qua, uno qua, e uno qua. Molto bene, tesoro. Ti senti meglio adesso? Il tuo angelo è riuscito a liberarti da quelle brutte cose che ti stavano tormentando. Sono contenta, tesoro. Va tutto bene. Pensa a rilassarti. Sei qua con me ora. Con me. Il tuo angelo si prende cura di te. Qui sulle nuvole, qui nel paradiso. Ok, tesoro, ma fammi prendere. Giusto due pezzi di nuvola. Certo che si possono prendere. Ok, uno e due. È soffice, soffice. Tocca. Visto? Sembra cotone, vero? Ma infatti se noti anche la poltrona su cui sei seduto. È morbida, morbida. Questa è la vera consistenza delle nuvole. Tu pensavi, eh? Lascia perdere la scienza. La realtà è un'altra, sì. Che morbide. Adoro le nuvole. Le adoro. Ma devo usarle per te. Allora, mi concedi la pioggia? Vorrei rinfrescare un po' questi batuffoli di cotone. Qui? Me la concedi? Eccola qua. Oh, scusa, ti stai bagnando. Ma dai, una rinfrescatina fa bene, eh? Qua ti asciughi subito e non ti puoi ammalare. Non lo sapevi che in paradiso non ci si ammala mai? Anche questo. Comunque ora ha smesso e abbiamo bagnato i nostri batuffoli. Te li vado a passare delicatamente sul viso. È bella fresca, vero? Poi la pioggia quassù è tutta un'altra cosa. Ha anche un gradevole profumo. Sì, è diverso rispetto a quello che arriva a voi sulla terra. Perché quando arriva da voi è anche un po' contaminata poi dai gas di scarico.
in alto è decisamente più pulita e ha questi ottimi. Così andrei anche a dormire bello 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 rilassato. Visto che penso sempre a tutto, eh? Un po' di attenzioni personali servono sempre da parte del tuo angelo. Così sono sicura che stanotte starai davvero bene. Adesso voglio usare questo per farti un bel massaggio alla testa e voglio dirti una cosa intanto che ti faccio questo massaggio. Vado? Ricordati, ogni volta che ti ritroverai a vivere un evento stressante, non a dormire con ancora tutti quei brutti sentimenti dentro di te. Non fare in questo modo, ma concediti sempre, anche quando vedi che ti manca la voglia perché senti che non ce la fai più. Tu concediti sempre e comunque del tempo per te, per fare qualsiasi cosa ti faccia stare bene. Ok, guardare un film, farti una bella skincare, una chiacchierata con un'amica, un amico, passare un po' di tempo, se ce l'hai, con il tuo animale domestico. Insomma, puoi davvero fare qualsiasi cosa ti dia del conforto. Aiuta. Aiuta davvero tanto, perché in questo modo ti puoi anche concentrare su quello che di bello hai nella tua vita, perché spesso ci concentriamo solo su quello che ci ha fatto star male e ci dimentichiamo di essere grati per tutto quello che invece abbiamo intorno a noi. Le piccole cose sono quelle che alla fine hanno il valore più grande. Non dimenticarlo mai. E ricordati anche sempre di vivere il presente, qui ed ora. Un'altra cosa che potrebbe esserti d'aiuto è quella di creare un contatto tra te e la natura. Vai a fare una bella passeggiata in campagna, in montagna, al mare. Concentrati sul vento che va sul viso, sulla tua pelle, sui tuoi vestiti. Concentrati sui profumi della natura, l'odore del mare, l'odore dei pini. Lavora sull'essere consapevole di ciò che stai vivendo in quell'esatto istante. Sulle sensazioni che provi. Concentrati sul tuo respiro, sul battito del tuo cuore. Questo ti aiuterà davvero tanto a stare bene. Beh, caro, io direi di farci un ultimo brindisi. E ti lascio tornare. Ora stai decisamente meglio, vero? Mi raccomando, ricordati di seguire i miei consigli, ok? Ok.
quasi mi ero scordata della mia promozione. Beh, allora ci salutiamo per adesso. Senti, tieni questa piuma. Voglio che la tieni tu. Sì, tieni. Prima di tutto perché ti ricorderai di essere stato qua con me e ti renderai conto che non era solo un sogno, anzi. E poi perché, grazie a questa piuma, mi potrai chiamare ogni volta che avrai bisogno di me. Sarà quello strumento che ti permetterà di arrivare subito, subito qua, in paradiso da me. Usala però quando ne hai davvero il bisogno. Cerca di non fare troppo affidamento su di me. Ripeto, non perché io non voglia esserti d'aiuto, anzi, tutt'altro, ma perché voglio che impari ad affrontare le difficoltà da solo per diventare sempre più forte. Però, assolutamente, ogni tanto abbiamo anche bisogno di qualcuno che ci aiuti. E io ci sono. Ciao, ciao splendore. Buon riposo. Buon rientro a casa. Ciao. È andato. Mi mancherà. Però spero di non vederlo troppo.